Mi sono preso qualche ora di relax. Sto costruendo una sonda di carico. Allora, 4 euro su AliExpress, questo profilato in alluminio. Due resistenze da 100 ohm, poi le metterò in parallelo. Sta scritto 100 watt qua sopra qua, però anche se non sono 100 watt, saranno 50. Quindi la sonda alla fine diventerà una sonda da 100 watt e il connettore PL259. Adesso l'assemblo. Aumento l'area di dispersione del calore con questo profilato. Visto che c'è lo spazio interno per poterlo inserire, ci va giusto giusto. E la sonda è pronta, eh. Sto controllando l'impedenza. Ecco come si presenta al lavoro ultimato, eh. Quindi adesso metto il coperchio e aspetto di completare una radio per provarla. Magari proviamo sia la radio che la sonda poi quando sarà il momento. Con il coperchio inserito. Eccolo qua. Quindi potrebbe essere un'idea per qualcuno che se lo vuole costruire. Io faccio il video, magari quelli che sono indecisi, magari non hanno esperienza, perché un tecnico, faccio che se la può comprare, tutti la possono comprare, però se uno vuole fare qualcosa per soddisfazione, nel senso di che me lo sono costruita io, ecco, questa potrebbe essere un'idea. Allora, visto che mi trovo con questo apparato sul bancone, voglio approfittare per provare la sonda di carico. Ripeto, me la sono costruita io, però do l'idea a qualcuno che vuole fare ugualmente. Forse un tecnico già chissà quante ne ha sonde di carico, io ce n'ho pure altri, però ho visto questo qui su questo contenitore su AliExpress, l'ho preso e quindi l'ho utilizzato per fare questa sonda di carico. Potrebbe essere un'idea per coloro che non ce l'hanno e se la vogliono costruire, perché a comprarla costa un pochettino. Allora, proviamo la potenza e abbiamo e per 100. Sto utilizzando questo rollmetro e wattmetro perché non mi va di staccare i fili dell'antenna e mettere quelli miei. Sono 20 watt, più o meno come uscivano lì quando ho fatto la prova con questo apparato. Quindi vediamo un po' se riesco a non farmi cadere il microfono per terra. Mettiamo il fondoscala, già io l'avevo fatto già prima, ecco qua. E quindi adesso andiamo a vedere le onde riflesse. E non ce ne sono, perché con le due resistenze che ho messo all'interno è perfettamente 50 ohm, quindi niente onde stazionarie. Questa è diretta. Vediamo poco poco. Ecco qua. Riflessa. Niente. Scala per 100, perché se la mettiamo per 10 poi ci sbatte a fondo scala. Ora! Ora! E anche qui, pure se non ha la funzione PEP, si vedono i picchi positivi.
Bene, vi ringrazio. Se ve lo volete costruire su AliExpress, lo potete comprare il contenitore di alluminio, costa 4 euro qualcosa. Quindi le resistenze poi si trovano pure su internet. Grazie per aver visto il video anche di questa sonda di carico e vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.